Eccoci qua, per la prima volta proviamo a fare la torta d'erbi. Abbiamo chiesto la ricetta, che è arrivata dalla famiglia, e che ci dirà di fare. Prendere 3 patate, 5 zucchine, però queste sono zucchine un po' grandi, quindi ne abbiamo prese 3, 3 cipolle, un porro, mezzo chilo di coste, che però abbiamo sbagliato, sono 300 grammi, però fa niente. Adesso le tritiamo per bene, poi le metteremo nel colapasta 5 minuti, mettiamo un po' di sale, le strizziamo e poi continuiamo col resto della ricetta. Eccoci qua, stiamo pelando le zucchine, abbiamo già pelato le cipolle, le patate, ora vediamo meglio. E poi i porri è già fatto e le coste erano già preparate. Ecco, abbiamo finito di pelare le cipolle, le patate, le zucchine, insomma zucchine, belle grosse. E adesso viene la parte un po' più complicata per me. Non c'è più la mezzaluna, quindi da tritare tutto con... Vediamo se cambiamo coltello e vediamo come viene fuori. Tagliare le patate invece fa ricordare quando le vedevamo ad agosto alle 6 di mattina o alle 5 per andare a ragarle, eh? Che due valotti si facevamo, però poi quel trattorino che faceva i solchi non finiva mai di rivoltarle. E poi c'era la ricompensa, no? C'era la torta di patate, vediamo se la facciamo la prossima volta. Patate tritate. È stata una faticaccia, c'è ancora tutto questo, non so se ce la faccio. Sottovalutato un po' i tempi. Vediamo, andiamo avanti. Attenzione, vediamo se siamo ormai con le cipolle. La mia abilità è migliorata incredibilmente, Avete visto come sono cortati bene? Vi spiego il segreto. Dopo aver provato il metodo tradizionale con questo coltellaccio, mi sono arreso al fascino della tecnologia. Sì, bene sì. Eccolo qua, mi ha aiutato. Non lo fa male, perché le patate le ho fatte io, però la cipolla non ce la faccio più. Fase 1 terminata. Tutti gli erbi sono stati tritati grazie all'aiuto di questo attrezzo magico, però le patate le ho tritate da solo. Allora adesso continuiamo. Dobbiamo aggiungere sale e farlo riposare un attimo. Poi risciacquarlo, strizzarlo per bene per far uscire tutta l'acqua. E poi forse abbiamo fatto troppo ripieno, adesso vediamo dove aggiungerlo. Mischiargli mezzo etto di burro, 2 cucchiai d'olio, 2 etti di formaggio in grana e una manciata di riso. Ecco, abbiamo trovato il recipiente più grande con la pasta. Vedete come sta perdendo lì un po' di acqua. Gli abbiamo aggiunto un cucchiaino a caffè e mezzo di sale. L'abbiamo rimestato un poco e adesso ancora un minuto, poi gli diamo una sciacquatina velocissima e poi aggiungiamo quello che ho detto prima. Non ditemi che non è bella, l'impasto almeno fino adesso che abbiamo l'impasto, mettiamo 2 etti di formaggio grana, mezzo etto di burro, una manciata di riso e 2 cucchiai d'olio. Adesso li aggiungiamo, li mischiamo per bene e poi prepariamo la sfoglia. Abbiamo impastato tutto. Ecco qua cosa è venuto. Sembra l'assaggiata, non è male, eh? Vediamo. No, buono. E adesso prepariamo la pasta per tirare la sfoglia. Allora, mezzo chilo di farina, un bicchiere di acqua e latte caldi, un pizzico di sale, mi hanno detto proprio neanche un cucchiaino pieno di caffè, una cosa così. Lo mettiamo poi tutto dentro qua e poi vediamo cosa viene fuori. Ho fatto tutta questa pasta, l'unica cosa che non so come mai, d'altronde se non si sanno fare le cose. Ci sono tutte queste striature
da queste parti, però ci provo lo stesso. Male non sembra che sia proprio cattiva questa, quindi vediamo. Adesso lo sto stendendo questo arnese, purtroppo rotonda non si può fare nel forno, sì, ma non c'ho tutti i lavori. E questa la lasciamo poi per coprire, e adesso c'è ancora un po' da stendere. Alla belle meglio, siamo riusciti a metterla in questa teglia. Adesso vediamo, ha fatto un po' strano, però dovrebbe funzionare. Forse ho sbagliato un po' le misure, però poi proviamo a riparare qui e qui. Poi dalle altre parti più o meno dovrebbe esserci. E adesso procediamo a coprire e ad infornare. Dobbiamo fare anche i buchi poi con la forchetta. Adesso facciamo una decina di buchi con la forchetta. Lì. E adesso tocco finale, un po' d'acqua, così, e un po' d'olio. Andiamo a infornare, abbiamo scaldato il forno a 160 gradi. Ecco che adesso è il momento della verità. Dovrebbe, vediamo. Tiriamola fuori. Eccola qua fuori. Ci abbiamo messo tanto, però mi sembra, poi faremo la prova assaggio. Non mi sembra proprio malaccio. E l'abbiamo lasciata però di più, mi avevano detto 40 minuti, l'ho lasciata appena più di un'ora e col forno a 180-200. Ecco qua. Non so se deve essere tutto di questo colore qua, però